Vipera, vipera, trappola della natura. Sì, mi sento tanto come una vipera, mi sento proprio una trappola della natura, come scrisse Arthur Schopenhauer. Trappola della natura, ma io che cosa ci posso fare? Dentro di me una forza inarrestabile mi spinge ad avere un bambino. Ma per avere un bambino ho bisogno di un uomo e devo trovare un uomo adatto che resti accanto a me anche dopo che il bambino è nato e che mi aiuti a farlo crescere. E io devo fingere sin dall'inizio di essere innamorata di quest'uomo per convincerlo a farmi fare un bambino. Ma io devo essere sicura che si tratti di un uomo adatto a starmi accanto. Sì, conosco la storia della mamma, della mia mamma. Io sfoglio il suo book fotografico, vedo quando mamma si è sposata. Mamma era bella come me. Si è sposata con il mio papà. Ma subito dopo che io sono nata, mamma ha cominciato a trattarlo come uno zerbino, papà. Portava in casa gli amanti quando papà era al lavoro, papà lavorava in banca e mamma si portava a casa gli amanti. E io quando ero piccolina vedevo tutto, facevo finta di niente, ma vedevo tutto. Sarà così anche per me. Non è colpa mia se c'è questa forza prodigiosa dentro di me che mi spinge a volere un bambino. Vipera, trappola della natura. Ma come dovevano essere belli i tempi, quando ancora non era stata fatta la scoperta della funzione dello sperma. Sì, ne ha parlato Serafino Massoni in tutte le sue opere, specialmente in un ultimo prodigioso ebook che sta sulla piattaforma mondiale della Apple. From matriarchi to patriarchi. È così, anche se io le so le cose, mi sento sempre vipera, perché ormai sappiamo come funzionano. Noi donne abbiamo bisogno dello sperma di un uomo per fare i bambini, ma deve trattarsi di un uomo affidabile, capace di starci accanto per tutta la vita, usquat mortem, come si dice nel matrimonio cattolico, usquat mortem, anche quando diventiamo brutte, vecchie. Ecco qua. Mi sento tanto vipera, vipera. Schopenhauer ha detto che noi donne siamo trappole della natura, perché Arthur Schopenhauer non conosceva l'opera di Serafino Massoni. Ma Serafino Massoni ha spiegato com'è che noi siamo diventate delle vipere. Siamo state imprigionate nel patriarcato, siamo diventate prigioniere, cattive, cattivae. Poi si fa presto a passare da cattiva, prigioniera, a cattiva, malvagia, vipera. Vipera mi sento e io mi devo fingere follemente innamorata dell'uomo che io ritengo capace di starmi accanto per tutta la vita, usquat mortem, proprio come mamma. Mamma ha sofferto tanto con il papà che lavora in banca. Però si consolava con gli amanti e li portava in casa gli amanti mentre papà lavorava in banca. Così farò io e devo fingere di essere follemente innamorata dell'uomo che io ritengo adatto a sposarmi, a crescere il bambino o i bambini e a starmi accanto sino alla morte,
Anche in vecchiaia, quando sarò brutta, vecchia e cattiva, molto più cattiva di quanto sono adesso. Io altro non posso dire che mi sento tanto vipera, ma non sono io colpevole di questa forza prodigiosa che sta dentro di me e che mi spinge a fare almeno un bambino. Non sono io responsabile di tutto ciò. Eccomi, io vi lascio. Ma mi ritengo sempre una vipera, una trappola della natura.